È arrivata DJI Pocket 2. Ciao amici del tubo, bene, siamo arrivati al 20 ottobre 2020 ed è uscita la DJI Pocket 2, l'erede della DJI Osmo Pocket 1. Questa è una videocamera fantastica, uscita nel 2018 ed è stata la prima ad avere uno stabilizzatore meccanico su tre assi. Riprese stabilizzate, fluide, pollice in su per la DJI che ha inserito la sua tecnologia dei gimbal dei propri droni su una videocamera portatile di solamente 116 grammi di peso. La Pocket 2 mantiene questo design e passa a 117 grammi di peso, un grammo in più. Dopo la stabilizzazione delle riprese, la cosa più importante è la qualità delle riprese. Per questo avevo auspicato che migliorasse il sensore, perché la Osmo Pocket 1 non ha un grande sensore, non è molto luminoso. Inoltre ho trovato problemi sulla messa a fuoco, a maggior ragione con le prime versioni del firmware, soprattutto quando facevo dei vlog, quindi mi riprendevo a una distanza circa di 50 cm. La Pocket 2 ha una nuova camera, focale da 1.8 fissa, lente da 20 mm, quindi più grandangolare, anche questa è una cosa che auspicavo avesse la Pocket 2, ci permette di riprenderci senza allontanare troppo il braccio da noi. 20 mm tra l'altro è una giusta lente a mio avviso, perché non è troppo grandangolare, quindi non dà la distorsione prospettica che hanno le action cam come la Osmo Action o la GoPro. Quindi anche quando non stiamo facendo dei vlog, non stiamo facendo delle riprese selfie, abbiamo la possibilità di filmare il panorama, e i 20 mm è un giusto compromesso. Altro passo in avanti sul sensore: 64 megapixel, video in 4K fino a 60 frame per secondo, bitrate di velocità di scrittura dei dati sulla SD molto elevato, 100 megabit per secondo. Il sensore è più luminoso, 1 su 1,7 pollici, rispetto alla Pocket 1 che ha un sensore da 1 su 2,3 pollici. Cosa comodissima, è stato messo dove c'è il connettore anche un joystick. Io davvero litigavo con il monitor della Osmo Pocket 1 quando dovevo andare a regolare l'inclinazione della camera. Non sarà più così. Tra le altre cose, hanno sfruttato davvero tutti gli spazi. Il design è simile, ma nella parte bassa abbiamo una parte rimovibile. Qui andremo a mettere gli accessori, come l'accessorio con il filetto da un quarto di pollice per mettere un piccolo treppiedi, oppure la base wireless che ci permette di connettere anche, oltre al nostro smartphone, un microfono wireless con anche l'antivento per avere un audio ottimale in esterna. Questo ci permette di avere questo tipo di risultato, ossia il fatto che il microfono wireless si trova alla stessa distanza sempre dalla sorgente, dalla nostra bocca, e anche se noi mettiamo la Osmo Pocket, anzi chiamiamola giusta, la Pocket 2, in altre posizioni, o lo teniamo lontano o vicino, noi abbiamo sempre la stessa qualità dell'audio. Questo è un accessorio davvero fantastico per i vlog. Parliamo anche di audio migliorato, 4 microfoni direzionali, prendono tutti i suoni. Poi sarà la Pocket 2 a scegliere, in base a dove è girata la camera, quale audio privilegiare. Abbiamo anche uno zoom 8x digitale, vi ricordo digitale, quindi si perde qualità, ma se filmiamo in 4K abbiamo la possibilità, esportando magari in 1080p, di utilizzare lo zoom senza perdere di qualità. Anche per quanto riguarda l'audio abbiamo un effetto zoom audio: quando zoomiamo su un soggetto aumenta leggermente l'audio in quella direzione. Il
peso, ve l'ho detto, 117 grammi, durata della batteria in linea con quello dell'Osmo Pocket 1, 140 minuti. È davvero tanto anche su questa caratteristica, pollice all'insù. Vi ho parlato prima dell'autofocus non al top per quanto riguarda l'Osmo Pocket 1, adesso abbiamo, a detta di DJI, un autofocus migliorato 2.0 hybrid, ossia ibrido, unisce il rilevamento di fase al contrasto. Si parla quindi di un autofocus più veloce, più reattivo e più efficace. È introdotta la possibilità di fare anche live streaming su YouTube e su Facebook, solite funzioni, timelapse, hyperlapse. L'applicazione con cui funzionerà la Pocket 2 è la stessa della Pocket 1, ossia l'app DJI Mimo. Qui ci sono però dei preset già impostati che permettono di realizzare in maniera veloce delle riprese che possono essere subito condivise. Abbiamo anche l'HDR sui video, un po' come al DJI Mavic Air 2. Io non lo utilizzo. Preferisco girare in Disney-like un profilo colore piatto che mi permette in post-produzione di estrabolare i colori che io preferisco. A me non piace, forse perché è una tecnologia ancora acerba, bisogna aspettare di sicuro il futuro. Video già pronti con colori eccezionali. Se pensate, un po' in linea del voglio tutto e subito, però questo è un altro discorso. Siamo arrivati a parlare di prezzi. Abbiamo la versione base che costa 379 euro. Ha già il mini stick di comando, quello con il joystick, e ha già il supporto per treppiede, oltre che la custodia base e il laccio. Ovviamente ci sono i due connettori, l'USB-C e il Lightning per chi ha l'iPhone. C'è poi la versione che si chiama Creator Combo, la versione combo costa parecchio, 519 euro, però ha all'interno anche il modulo Wi-Fi e il microfono Wi-Fi con il suo paravento. Oltre a questo abbiamo anche una lente grandangolare per aumentare ancora il FOV, quindi il campo visivo della Pocket 2. Di accessori ce ne sono tantissimi, c'è il supporto per smartphone quando noi colleghiamo il nostro smartphone direttamente alla DJI Osmo Pocket, che sarà la Pocket 2. Abbiamo la solita custodia subacquea. Non so se avete già la custodia subacquea, se andrà bene per la Pocket 2, scrivetemelo nei commenti se avete questa informazione. Trovate comunque tutti gli accessori in descrizione a questo video, soprattutto i link per l'acquisto della Pocket 2 nella descrizione di questo video, che vi portano al DJI Store Italia. Io lo consiglio sempre per l'assistenza italiana, che considero fondamentale. Se acquisterete la Pocket 2 da questo link, ovviamente aiuterete il mio canale. Se vi piace quello che faccio, è il modo migliore per dimostrarmelo. Potete acquistare anche la DJI Care Refresh, in questo caso costa 49 euro, copre 2 anni e 3 sostituzioni. Se avete la Pocket 2 e vi cade, oppure entra anche nell'acqua, copre anche questo la DJI Care Refresh, voi avete diritto, con una piccola spesa, fino a 3 sostituzioni nell'arco dei 2 anni. Va attivata nelle prime 48 ore subito dopo la prima accensione. Anticipo già le domande che mi farete in tanti: Andrea, conviene passare dalla Pocket 1 alla Pocket 2? Secondo me sì. Con la Pocket 1, ve l'ho detto, abbiamo una super stabilizzazione. Con la Pocket 2 però aggiungiamo la facilità di utilizzo con il joystick, aggiungiamo una qualità del sensore migliore, un sensore più luminoso. Poi ovviamente ogni prodotto che esce, in questo caso 2 anni dopo, è migliore del precedente, questo è scontato, non si può stare dietro a tutto. Se voi avete la Pocket 1, non sentite la necessità di fare un upgrade, se vi trovate già bene così, non passate alla Pocket 2. Se invece volete una qualità più alta delle immagini, allora io credo che la Pocket 2 sia la scelta giusta. Se volete comunque sfruttare un'occasione, c'è la DJI Osmo Pocket 1 a 269 euro in offerta, vi lascio sempre il link in descrizione, sempre DJI Store Italia. Mi raccomando, fatemi sapere cosa pensate della Pocket 2 nei commenti di questo video, se anche per voi vale la pena passare alla Pocket 2 o restare alla Pocket 1. Vi chiedo un ultimissimo favore: se siete rimasti con me fino adesso, c'è la mia piccolina che sta partecipando a un concorso su Facebook nel gruppo Halloween Decor Italia. Ha fatto questo disegno, è una gara di disegno. La mia piccolina ha 11 anni, secondo me questo disegno è favoloso. Se vi va, vi lascio il link in descrizione che vi porta sulla pagina di Facebook del concorso. Andate a votarla, si chiama Sara Pinotti, il disegno l'avete visto. Lei è la mia piccola artista di casa, fa davvero tantissime creazioni, una più bella dell'altra. Io vi voglio ringraziare anche perché il mio canale in questi giorni ha raggiunto un bellissimo traguardo, 25.000 iscritti. Domani sera vi proporrò un video fantastico, quindi iscrivetevi al canale se ancora non fate parte della mia community, seguitemi sui miei social, Facebook, Instagram e Telegram.
dove pubblico sempre varie offerte che trovo sul web, trovate anche la DJI Pocket 2. Ciao, ci vediamo domani.